Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6, edizione della sera. In apertura la cronaca, presso l'obitorio dell'ospedale di Pescara, l'anatomopatologo Ildo Polidoro ha effettuato l'autopsia sul corpo di Alessandro Di Nino, il 21enne, deceduto in ospedale dopo essere stato trovato in fin di vita all'interno di una camera d'albergo a Pescara. Entro 60 giorni adesso il medico legale produrrà la sua relazione, mentre si attende il risultato dell'esame tossicologico per escludere l'assunzione di stupefacenti da parte del ragazzo. Il punto nel servizio di Paolo Renzetti. È durata poco più di 3 ore all'ospedale civile di Pescara l'autopsia sul corpo di Alessandro Di Nino, il 21enne pescarese morto all'ospedale di Pescara dopo essere arrivato in condizioni gravissime, ferito, dopo essere stato ritrovato in una camera d'albergo di un hotel del Lungomare Sud. L'anatomopatologo Ildo Polidoro si è riservato i classici 60 giorni per chiarire le cause del decesso. Grande il dolore nella famiglia di Nino e intanto la Procura di Pescara indaga per chiarire le cause della morte del ragazzo. È stato aperto un fascicolo dal PM Rosangela Di Stefano senza indagati, con gli inquirenti, i carabinieri del comando provinciale di Pescara che continuano a scavare per chiarire quello che è accaduto le ore prima, qualche ora prima, la morte del 21enne. In queste ore la salma di Alessandro Di Nino verrà restituita alla famiglia per lo svolgimento delle esequie. Andiamo ad ascoltare l'avvocato della famiglia Di Nino, al nostro microfono il legale Edgardo Jonathan. Ho fatto una ispezione del corpo e presenta delle evidenti lesioni, come si sapeva, agli arti inferiori abbastanza pronunciate. Però ripeto, bisogna attendere l'elaborato peritale del professor Polidoro che ci dirà un po', ci spiegherà in dettaglio come è morto e perché è morto. È ipotizzabile, avvocato, un decesso per dissanguamento oppure no? Al momento. Secondo me no. È un'impressione mia, è una valutazione mia, secondo me non è morto per un dissanguamento. I risultati dell'esame tossicologico non ancora ci pervengono, quindi parlare di assunzione di sostanza stupefacente per il momento eviterei. Non ci sono indagati, da quel che mi risulta non ci sono indagati. È aperto un fascicolo contro ignoti, quindi indagati non ci sono. Io prendo atto delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da chi che sia. Dopodiché la procura farà le proprie valutazioni, effettuerà ulteriori indagini. Per il momento io prendo per buono ciò che c'è, poi vedremo. E adesso torniamo a occuparci dell'emergenza sanitaria con il bollettino quotidiano. Un nuovo caso di Covid-19 oggi in Abruzzo, in particolare nella provincia di Pescara. Gli attualmente positivi però sono 7 in meno rispetto a ieri. Sono infatti 107 le persone che tuttora sono affette dal nuovo coronavirus. Di queste 14 pazienti, ovvero più uno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Una persona è ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 92 pazienti, ovvero meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questi dati sono forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità. E a proposito dell'emergenza Covid-19, continuiamo a trattare questo argomento e di come ci si organizza di conseguenza. È atterrato alle 13:35 all'aeroporto di Pescara il primo volo proveniente da Bucarest, dopo l'ordinanza del Ministero della Salute che impone la quarantena per chi nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Italia abbia soggiornato in Romania. 40 le persone a bordo del volo, operativo ogni martedì. I passeggeri hanno dovuto dichiarare alla polizia i propri dati, oltre al luogo in cui si sottoporranno ad isolamento fiduciario. Come per ogni collegamento, anche per l'arrivo di questo volo in aeroporto sono stati rispettati i protocolli previsti dalla misurazione della temperatura corporea con il termoscanner al rispetto delle distanze interpersonali.
Voltiamo pagina, adesso proseguiamo con il nostro telegiornale. Molto probabilmente andrà deserta la gara indetta dalla struttura commissariale diretta da Domenico Arcuri per la fornitura delle sedie banco con le rotelle che dovrebbero consentire la ripresa delle attività didattiche il 14 di settembre. Secondo Assodidattica, che racchiude un po' tutti i produttori di mobile per le scuole, quelle sedie non avrebbero i certificati necessari ed inoltre potrebbero essere soluzioni più pratiche e veloci per risolvere il problema del distanziamento sociale. Alfredo Primante. Per il banco con le ruote vorrei chiarire che non si tratta di un banco innovativo, in realtà è una sedia con rotelle e tavoletta traslabile. La richiesta della struttura commissariale diretta da Arcuri di 1,5 milioni di sedie banco con le rotelle per far ripartire le scuole il prossimo 14 settembre non può essere soddisfatta dall'industria italiana. Lo dice a chiare lettere Giancarlo Spadaccini, imprenditore vastese e componente di Assodidattica, l'associazione che riunisce tutti i produttori di mobili per le scuole italiani. Spadaccini spiega che quelle sedie già in commercio da 8 anni utilizzate prevalentemente nei laboratori non sono certificate come banchi, oltre ad essere praticamente impossibile la produzione di un numero così elevato di sedie in pochissimo tempo. Quella sedia non ha i certificati che l'autorizzano a diventare un banco, perché non è un banco e non possiamo chiamarlo banco. È un qualcosa che non è certificato per essere un banco. Si può portare nelle aule? La domanda è questa. Ha dei certificati, non tutti, per risultare una sedia da studente. Spadaccini spiega anche che la struttura commissariale di Arcuri è stata sorda alle richieste dei produttori, volendo proseguire sulla strada della gara così come è stata impostata. Ma, dice il rappresentante di Assodidattica, la soluzione è a portata di mano e potrebbe garantire, arrivando ad ottobre, una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza. Le scuole, tramite le amministrazioni comunali o provinciali e i dirigenti scolastici, avrebbero potuto tranquillamente far fronte a questa emergenza. Riferendosi al mercato italiano, come tutti gli anni scorsi, avremmo consegnato tra il 14 settembre e qualche settimana dopo quello che era necessario o poco più. E sono certo che l'avremmo risolto e lo risolveremo comunque, anche se questa gara andrà deserta, con un po' di sacrifici. Non credo che succederà niente di più. Ci auguriamo che dopo il 30, se dovesse andare male questa gara, il commissario Arcuri ci contatti come associazione per trovare una strada condivisa alla necessità. Sono sicuro che, unendo l'esperienza e la conoscenza della scuola dei dirigenti, insieme alle attuali condizioni delle amministrazioni comunali e provinciali che hanno ricevuto dei soldi tramite i PON per la ripartenza, le scuole riapriranno senza grossi problemi. Come potrebbe essere, diciamo, un'aula tipo nella post-emergenza Covid? Io ho sistemato personalmente delle aule in alcune classi proprio questa settimana, dove abbiamo creato delle classi da 15 posti con i banchi biposto, perché affiancando due banchi biposto si hanno le stesse caratteristiche di due monoposto senza il distanziamento, mantenendo i ragazzi a 1,20 m. Ci sono alcune aule che hanno lo spazio per poter mettere 15 o 16 o 18 banchi biposto. Perché dobbiamo riempirli di banchi monoposto e fargli gettare via quelli che hanno? Ancora in tema sanità, il capogruppo dell'UDC al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, questa mattina nel corso di una conferenza stampa ha denunciato che dopo l'emergenza Covid-19 sono ancora ferme le visite per il riconoscimento di invalidità, accompagnamento e patenti speciali. Vediamo. Consigliere Pignoli, lei questa mattina in conferenza stampa parla di questa situazione che lei denuncia, lo stop alle visite mediche per quanto riguarda l'invalidità, l'accompagnamento e anche le patenti speciali. Come mai questa denuncia? Ma questo lo dovrebbe chiedere alla ASL di Pescara, perché da tempo sono ricominciate le visite per avere l'accompagnamento per i malati di tumore, ci mancherebbe altro.
però sono rimasti indietro tutte quelle persone che hanno fatto richiesta ad esempio di invalidità, persone che sono paralizzate a letto, persone che hanno bisogno di sostentamenti economici, persone che hanno bisogno di pannolini, cumuli e cumuli di richieste abbandonate all'interno dell'ASL di Pescara. E io ritengo che ovviamente stamattina sono muto da solo, come vedete, perché sono stato contattato da centinaia di persone, ovviamente per il distanziamento sociale. Queste persone non le trattengo, quindi siamo pronti a, come dire, a delle proteste eclatanti sia davanti alla ASL, ma anche e soprattutto con esposti presso la Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Non può essere così, il distanziamento sociale, le precauzioni anti-Covid si prendono sia per i malati di tumore, ma anche per le persone, per i bambini anziani, per i bambini, per gli anziani che ovviamente ne fanno richiesta e che non hanno ovviamente malattie tumorali, quindi pronti all'ennesima battaglia per il rispetto della civiltà umana. Da pochi giorni si è insediato il nuovo direttore generale della ASL di Pescara. Lei ha intenzione di avviare su questo argomento un'interlocuzione proprio con i vertici della direzione sanitaria? Ma assolutamente, prima di muovermi presso la Procura della Repubblica insieme ovviamente ai cittadini di Pescara danneggiati scriverò due lettere sostanzialmente in una. La prima indirizzata, come diceva lei, al nuovo manager della ASL di Pescara, e voglio ricordare che la ASL di Pescara comprende anche Penne e Popoli, quindi questo danno è all'ennesima potenza perché va a incidere su quasi tutta la provincia di Pescara, e poi al sindaco di Pescara. Voglio ricordare che il sindaco di Pescara è il presidente del distretto dei sindaci dell'ASL di Pescara, quindi devono prendere contezza di questo problema. Non è più possibile andare avanti così. Mi aspetto, perché mi dicono che è responsabile il dottor Polidoro, che esso si avvii immediatamente quello che era l'ordinaria amministrazione, con le dovute precauzioni sì, ma nel rispetto di tutti, perché questo si chiama interruzione di pubblico esercizio. Andiamo a Teramo, dove nel prossimo Consiglio Comunale, il prossimo 4 agosto, arriveranno in votazione alcune modifiche alla Tari. In più verrà votato il bilancio di previsione, con novità per verde e cultura. In Consiglio Comunale il 4 agosto porteremo degli atti importanti. Il primo è quello relativo al regolamento Tari, dove, tenendo conto di quelle che erano state le indicazioni della delibera ARERA, oltre ad aver mantenuto la tariffa così come era stata già deliberata dal Consiglio Comunale del 2019, quindi non operando degli aumenti, siamo riusciti anche a dare una risposta a tutte quelle utenze non domestiche che sono state chiuse durante il periodo di Covid, stanziando 1 milione di euro per il gettito Tari. Questo è un dato importante, perché questo importo, che servirà proprio a venire incontro al contribuente dell'utenza non domestica, verrà poi, riuscirà anche a essere spalmata su quel progetto importante e fondamentale che il Comune di Teramo sta portando avanti, e che è quello delle ecoisole, compostaggi personali e di comunità. L'altro aspetto importante è il bilancio, puntando sulla manutenzione stradale, destinando 1.400.000 euro perché verrà utilizzato prevalentemente per le periferie. Un'altra somma importante per la manutenzione del verde. Abbiamo ripristinato i contributi alla cultura, perché Teramo deve tornare ad essere città della cultura. Abbiamo mantenuto gli stessi importi per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, così come abbiamo mantenuto tutti quelli che erano stati gli impegni precedentemente presi da questa amministrazione nell'ambito del sociale. È chiaro che è un bilancio di previsione, ma che dimostra veramente la capacità di tenuta, nonostante ci siano ancora delle difficoltà, nonostante si debbano ancora ridurre dei costi importanti, delle spese inutili, ma è un bilancio che ha coraggio e che interviene sul territorio con le manutenzioni, interviene per il rilancio e la rivitalizzazione della città sostenendo le iniziative, si prevede uno stanziamento dopo tanti anni per il turismo. È un bilancio che ha la capacità di dare risposte sull'emergenza, ma soprattutto di disegnare ciò che Teramo è e deve tornare ad essere, cioè una città capoluogo di provincia che ha delle potenzialità straordinarie, purtroppo inespresse, e anche sul sostegno agli eventi. Quando parliamo di rivitalizzazione, noi parliamo anche lì di investimento e promozione della nostra città, cosa che in tanti anni non è stata fatta e che con questo bilancio per la prima volta avvieremo, ovviamente anche sulla base dei dati contabili, che sebbene non siano di un bilancio, diciamo così, in grandissima salute, perché purtroppo l'eredità del passato con l'anticipazione di cassa è nota, però comincia a vedere la luce.
Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Chieti e Pescara ha presentato programmi, progetti e iniziative da mettere in campo nella seconda metà del 2020. Vediamo quali. Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara, insediatosi lo scorso 28 maggio, ha come obiettivo quello di supportare l'economia del territorio a seguito dell'impatto devastante subito a causa del coronavirus, con iniziative che mirano a coinvolgere attraverso il canale dell'imprenditoria femminile le imprese in tutte le loro fasi. L'imprenditoria femminile diventa quindi il mezzo e non il fine di un programma per un'economia che non fa distinzione di genere, se non nell'assorbire tutta quella creatività e determinazione di cui solo le donne sono capaci. L'Abruzzo si è confermata terza regione per iniziative femminili, per imprese femminili in Italia, e in particolare il territorio chietino, e questa è una cosa molto bella da dire, però anche che fa molto riflettere, perché significa che nella nostra regione l'attività dipendente comincia veramente a scarseggiare, quindi significa che le donne sono costrette ad attivarsi in imprenditoria privata. Ancora difficile oggi per le donne essere al vertice delle imprese, delle aziende? Beh, assolutamente sì, come abbiamo visto i dati ce lo dicono, nel periodo del Covid c'è stato un crollo delle attività dell'imprenditoria femminile. Questo perché? Perché chiaramente la donna si è occupata dei figli che erano a casa, che quindi non andavano a scuola, e quindi ha avuto l'onere e l'onore di avere più compiti, e questo fa sì che il tempo che resta è minore. Dobbiamo aiutare le donne che fanno impresa ad avere un'assistenza adeguata. Presidente, imprenditoria al femminile, la Camera di Commercio di Chieti Pescara crede molto sulle donne per sviluppare nuovi progetti, per guardare avanti. Penso proprio di sì, le donne sono l'anima della vita, il motore del progresso, per cui sono convinto che poi abbiamo qui una presidente che rappresenta l'imprenditoria femminile, che è un vulcano. Io sono convinto che farà molto bene. 15ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce è andato in scena la settimana scorsa a Pescasseroli. A Pescasseroli si è tenuta il 24 e il 25 luglio la 15ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. A seguito dei lavori di circa 30 giurie popolari con centinaia di giurati coinvolti, soprattutto studenti abruzzesi, la giuria istituzionale presieduta da Dacia Maraini ha premiato il professor Walter Barberis per il saggio Storia senza perdono e la scrittrice Silvia Ballestra, che si è aggiudicata il premio narrativa con il romanzo La nuova stagione. Premio di letteratura giornalistica a Il coraggio e l'amore di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, che hanno raccontato al pubblico la vicenda di Stefano Cucchi. Il premio alla memoria al filosofo Remo Bodei, scomparso lo scorso novembre, è stato consegnato ai suoi familiari. Agli eventi del Premio Croce, trasmesso su Radio Parco, hanno preso parte ospiti istituzionali, tra cui il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e illustri relatori come il professor Francesco Sabatini, che ha donato un ritratto di Croce al comune di Pescasseroli. E a proposito di manifestazioni culturali, successo di pubblico e partecipazione a Farnesiana 2020 nello storico borgo di Campli. Il viaggio da quello nei libri a quello sui Monti di Campli è stato il tema di questa 5ª edizione. Sulla scia della letteratura di viaggio di intellettuali di levatura come Michele Prisco, Ennio Flaiano, e la riscoperta della montagna con il giornalista Michele Ossini di Linea Bianca, si è conclusa Farnesiana 2020, il festival culturale organizzato da Memoria e Progetto Onlus, in collaborazione con il Comune di Campli. Centinaia di partecipanti e contenuti di qualità hanno caratterizzato questa edizione di Farnesiana, realizzata nonostante la crisi sanitaria. Farnesiana 2020 qui a Campli è un'edizione particolare, perché è l'edizione in un anno dove c'è bisogno di un rilancio dei piccoli borghi come Campli. Quest'anno Farnesiana ha il tema del viaggio e del viaggio in montagna. Valorizzeremo dei posti sconosciuti a tanti, cercheremo di far conoscere ancora di più il nostro territorio nelle sue bellezze ambientali, culturali e storiche. L'amicizia tra Prisco e Flaiano ha raccontato, attraverso le parole del critico letterario Simone Gambacorta, della studiosa Lucilla Sergiacomo e dello scrittore Giovanni D'Alessandro,
la ricerca di altri luoghi in cui trovare la propria identità, lontano dall'omologazione, come è lo sforzo che sta facendo la giovane amministrazione comunale per far conoscere le meraviglie del territorio di Campli. È un grande messaggio anche di libertà personale ma anche comunitaria che speriamo di poter riprendere attraverso la valorizzazione e la scoperta del nostro centro storico, del nostro territorio, di questa nostra comunità. È un'edizione di scoperta di amicizie, di scoperta di luoghi, di scoperta di incontri, culture diverse. In particolare Ennio Flaiano e Michele Prisco, due scrittori diversi ma a loro modo grandissimi. Farnesiana 2020 rappresenta per il Comune di Campli l'ennesimo viaggio nella cultura. La cultura che porta Campli come un nome importantissimo nella provincia di Teramo. Farnesiana è il nostro fiore all'occhiello. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo parlando del calcio di Serie B. Con una vittoria a Verona il Pescara sarebbe salvo. I biancazzurri tornano così ad essere artefici del proprio destino, lo leggete anche dal nostro titolo, ma non sarà così semplice espugnare il Bentegodi. Quella di venerdì sarà una serata ricca di pathos, con tante possibili combinazioni che possono portare il Pescara alla salvezza anche con un solo punto. C'è anche però lo spettro della retrocessione diretta, qualora Alconi restituisca almeno un punto al Trapani. Il punto, a proposito, lo facciamo col servizio di Andrea Costantini. Tornare ad essere artefici del proprio destino è il principale risultato centrato dal Pescara. I biancazzurri venerdì sera a Verona con una vittoria conquisteranno la salvezza senza dover aspettare gli altri risultati. Non è il finale di campionato che tifosi e società auspicavano, ma per come si erano messe le cose alla vigilia della penultima giornata è comunque un aspetto positivo. Prima del match con Livorno c'era consapevolezza che fare 6 punti poteva non bastare. Invece i gol arrivati in pieno recupero del Cittadella contro il Venezia e del Trapani a Perugia regalano questa chance al Delfino. Si badi bene, la situazione resta estremamente complessa perché violare il Bentegodi sarà comunque un'impresa, un po' perché il Chievo sta chiudendo bene il campionato, un po' perché il Pescara in trasferta nel 2020 ha raccolto una miseria. Una vittoria sola col Pordenone e il sofferto pareggio di Venezia. Insomma, bisogna fare una forte professione di fede per credere che il Pescara possa andare ad espugnare il Bentegodi. Servirà la partita perfetta, capacità di soffrire, gestire i momenti e magari anche un briciolo di buona sorte, considerato che Sottil, e questa è la parte negativa della serata dell'Adriatico Cornacchia, avrà delle assenze da fronteggiare, sicuramente Bocic squalificato, sicuramente Balzano la cui esperienza faceva comodo, ma il problema al flessore ne ha forse decretato la fine anticipata della stagione, e poi quel Manuel Pucciarelli, ex della gara e di proprietà del Chievo, inserito a inizio di ripresa è stato decisivo con l'assist per il gol partita di Maniero, ma ha chiesto il cambio a 6 minuti dalla fine. Continua a soffrire nel punto dove il muscolo si è strappato in quel famigerato primo allenamento in biancazzurro e la sua presenza è a forte rischio. La consolazione è il ritorno di Galano, che ha smaltito le 3 giornate di squalifica. Curiosi i corsi e ricorsi. Verona, ma sempre fronte Hellas, negli ultimi 10 anni è stata una tappa fondamentale per il Delfino, nel bene e nel male. Il 2-2 nella finale playoff di 10 anni fa, la vittoria alla prima di campionato del Pescara dei sogni di Zeman, la semifinale playoff dello scorso anno. Ed il Bentegodi sarà ancora decisivo, così come ci sarà da esorcizzare l'incubo Aglietti, che 14 mesi fa da allenatore dell'Hellas spezzò i sogni di promozione del Pescara ed ora da tecnico del Chievo si frappone fra il Delfino e la salvezza. Il Chievo deve vincere per essere certo dei playoff. In caso di un solo punto c'è una combinazione che lo escluderebbe dalla post-season: le vittorie concomitanti dell'Empoli, praticamente certa, con Livorno, e della Salernitana, possibile, con uno Spezia che ha già la testa ai playoff, e poi contestuale pareggio tra Frosinone e Pisa. Se invece il match dello Stirpe dovesse finire con il successo di una delle due, il Chievo sarebbe dentro con un pari, a meno che l'Empoli non vinca con il Livorno con 12 gol di scarto. Al Pescara il pareggio potrebbe bastare, ma in questo caso bisognerà guardare gli altri risultati. La salvezza arriverebbe in caso di sconfitta del Perugia a Venezia, oppure in caso di pareggio del Perugia, ma con contestuale vittoria del Cosenza sulla Juve Stabia. Ci sarebbero 3 squadre, a quota 46, e la classifica avulsa premierebbe i biancazzurri, mandando ai play-out Cosenza e Perugia.
in caso anche di sconfitta dell'Ascoli contro il Benevento, classifica avulsa con 4 squadre a 46, salve Perugia e Pescara, playout per Cosenza e Picchio. Lo striminzito successo con Livorno ha cancellato peraltro l'incubo della retrocessione diretta, ma attenzione, venerdì, prima delle gare dell'ultima giornata, il collegio di garanzia del CONI darà il suo verdetto sul ricorso del Trapani, sui due punti di penalizzazione comminati dalla giustizia endofederale. In caso di restituzione anche di un solo punto ai siciliani, per il Pescara si riproporrebbe lo spettro della retrocessione diretta nella peggiore delle ipotesi, e cioè sconfitta al Bentegodi e contestuali vittorie del Cosenza con la Juve Stabia e del Trapani contro un Crotone già promosso. Campagnaro, Del Grosso, Bruno, Ancora calcio, l'assemblea di venerdì di Lega Pro ha deliberato i nuovi regolamenti che incideranno sulla costruzione degli organici, che dovranno tener conto di una massiccia presenza di giovani. Jacopo Forcella. 271 e 22 sono i numeri, chissà se magici, ma certamente determinanti per la prossima Lega Pro. L'assemblea di venerdì scorso ha di fatto reintrodotto le liste che obbligano le compagini di terza serie ad un organico al massimo di 22 elementi, a cui possono essere aggiunti soltanto altri elementi molto giovani e del proprio settore giovanile. Il che vuol dire che a numero fisso di slot da riempire gli organici saranno certamente sfoltiti da nord a sud, con un sostanziale decremento del numero complessivo di giocatori che disputerà la prossima Serie C e un aumento evidente del numero di ragazzi che entreranno, volenti o nolenti, nel novero degli imprescindibili. E questo certamente non piace all'assocalciatori sul piede di guerra per il rischio, neppure troppo remoto, che buona parte dei tesserati non trovino più spazio all'interno delle rose. A questo andrebbe aggiunta anche la soglia dei 271 minuti che occorrono per accedere al minutaggio e alla relativa contribuzione, cioè tre under in campo per 90 minuti più almeno un altro, lasciando da parte le varie storture che potrebbero portare ad utilizzi flash del quarto giovane. Quello che interessa è che la costruzione di qualsivoglia organico, a meno che non si voglia rinunciare al minutaggio, passa in maniera determinante da una foltissima lista di ragazzi che siano nati dal 1999 in poi. Ma se l'organico deve rimanere a 22 e ci vuole una grossa rappresentanza green, ecco che il segreto del successo passerà dall'individuazione di talenti in erba da inserire in pianta stabile nell'11 titolare. Il Teramo ha 5 elementi che rispondono alle attuali caratteristiche: Piacentini, Cappa, Viero e Santoro, tutti del 99 e che danno diritto alla quota minima, visto che quello è l'ultimo anno per restare nel range, e Birligea, che invece essendo 2000 contribuisce per una quota maggiore e soprattutto rientrerebbe nei parametri anche nella stagione 2021-2022. Ed è per questo che il Diavolo, così come le altre consorelle di Lega Pro, dovrà fare un ragionamento al contrario rispetto a quanto fatto finora. In passato si è costruito un organico partendo da un tasso tecnico e di esperienza elevato, per poi inserire i giovani che non fossero solo di contorno ma non dovessero per forza rappresentare l'asse portante della squadra. Stavolta invece sarà proprio la parte green il fulcro intorno al quale ruoterà l'impianto successivo. Ecco il motivo per il quale la ricerca, almeno nella prima fase del mercato, sarà in uscita, e quando lo sarà in entrata dovrà avere come priorità l'individuazione dei cosiddetti under, con l'inserimento se possibile anche di elementi del vivaio. Per questa ragione il Diavolo si sta muovendo per cercare in primis di ridurre numericamente l'attuale rosa, un po' perché non ha reso come ci si aspettava e un po' perché in controtendenza con quanto stabilito dall'assemblea. E anche nella pagina sportiva del nostro telegiornale una notizia tragica, una notizia di cronaca. Il mondo del basket è in lutto con la scomparsa all'età di 54 anni di Enrico Zorzi, detto Chicco, originario di Varese ma residente da tempo a Silvi. Zorzi è stato sopraffatto da una lunga malattia. In Abruzzo è stato bandiera del Campli Basket, con cui ha scritto le pagine più belle della pallacanestro farnese. Dopo il basket, Zorzi era diventato apprezzato avvocato del Foro di Teramo. Lascia una moglie e due figlie. E termina qui questa edizione del TG6, tutti quanti i servizi che avete visto, se volete potete recuperarli sul canale YouTube della nostra emittente o sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23. Grazie e buona serata.